Sono Xian Emmers, il belga. Sono un centrocampista offensivo, faccio un po' tutto campo, mi piace avere la palla tra i piedi e fare le giocate, mi piace di più fare l'assist invece di fare il gol. Xian Emmers è un centrocampista, è un giocatore che sa abbinare sia le qualità tecniche che qualità fisiche, perché nonostante la non grande altezza è comunque un ragazzo che ha grande dinamismo, grande corsa, grande temperamento. È un ragazzo che ha potenzialità importanti e le sta mostrando in questi anni da noi. Xian l'ho conosciuto appena sono arrivato all'Inter, era uno dei pochi che poteva parlare con me perché io non parlavo italiano all'inizio. E poi per un mese eravamo insieme in camera e poi dopo io mi sono mosso e lui e siamo rimasti vicini comunque. Ha un buon temperamento, ha un ottimo tempo di inserimento, questo gli permette di arrivare spesso alla conclusione. Dove può migliorare per quelle che sono le sue caratteristiche, per le volte che arriva nella zona offensiva, probabilmente il tiro, la conclusione, e in modo particolare con il piede meno abile. Devo ancora migliorare nei contrasti in aria, con la testa, più cattiveria. L'Inter è sempre conosciuto come una grandissima squadra con grande storia. Allora ero emozionato di venire qua. Indossare la maglia dell'Inter per me vuol dire è molto bello, perché hai anche un tipo di pressione, perché non puoi permetterti di non dare il 100% per questa squadra qua. Viviamo le emozioni insieme. Quando lui fa gol io sono contento, quando io paro lui è contento e ci raccontiamo di storie anche dopo le partite. Si è visto dopo la partita con lo Spartak che Xian ha fatto il primo gol, io alla fine ho parato i due rigori e c'è stato un abbraccio un abbraccio lungo dopo la partita. Questo è il primo anno che facciamo la Youth League. Le squadre all'estero mi sembrano fisicamente più avanti, più mature rispetto al nostro campionato, quindi ci si trova ad affrontare già comunque squadre più fisicamente più pronte, e questo penso sia una bella esperienza per tutti i ragazzi. Io già dei giorni prima l'avevo stuzzicato un po', perché comunque abbiamo un ottimo rapporto e gli avevo detto: guarda che è importante, devi darci una mano perché tu sei un giocatore importante, e lui l'ha fatto, nel senso che l'ha approcciata nel migliore dei modi. Anche Mister Vecchi penso che abbia piena fiducia nelle sue qualità, come tutta la società. Ha fatto una grande partita e soprattutto ha fatto il primo gol, quello che ci ha permesso di passare in vantaggio. Penso che l'abbia dedicato ai suoi genitori, perché mi ricordo benissimo che dopo l'esultanza ha fatto una corsa e uno sguardo verso la tribuna. La mamma e il papà come sempre erano a San Siro a vederlo, e penso che sia stata una grande emozione sia per lui che per la sua famiglia.